poco prima di entrare qui in questa sala e ci ha esortato ad essere quelli che dobbiamo essere, siate quelli che dovete essere. Noi siamo dei risorti, siamo uomini sui quali è stato effuso lo Spirito e dobbiamo vivere da risorti mediante lo Spirito, cioè dobbiamo mostrare a tutti che Cristo è risorto, non è morto, non è una dottrina il cristianesimo, non è un libro di precetti, ma è una vita. E il Cristo non è un personaggio storico passato, non è un Dio che sta nel cielo e basta. Cristo vive e rivive in ciascuno di noi, è risorto. Siamo noi la resurrezione di Cristo e dobbiamo vivere la vita del risorto per mostrare a tutti gli altri che Cristo è risorto. E tutto questo dipende da noi. Lo Spirito testimonia che Cristo è risorto, ma dobbiamo essere noi ad essere testimoni della resurrezione di Cristo vivendo la vita nello Spirito. Il mondo attende questo da noi, questa testimonianza, per credere a Gesù, e per questo dobbiamo tutelare la nostra identità, vivere la nostra identità di carismatici, cioè di uomini rinnovati nello Spirito. Non possiamo mimetizzarci con gli altri, essere così come gli altri, ma dobbiamo distinguerci dagli altri e dobbiamo anche all'occasione saperci separare dai cani, dagli incirconcisi, distinguerci dagli incirconcisi, dai cani, dai malfattori, perché il Signore vuole questa identità, perché è attraverso questa identità che Egli mostra che è vivo, attraverso questa identità nostra vissuta, Egli vuole essere il sale della terra, la luce del mondo, vuole ancora richiamare gli uomini alla santità della vita, alla novità della vita. Ancora il mondo giace nel peccato. Tutte queste guerre dimostrano che l'uomo è ancora lontano dalla via di Dio. E allora noi dobbiamo prendere atto di quello che succede per intensificare la nostra presenza nel mondo, qualificare questa nostra presenza, non per andare in guerra, ma per fare guerra a ciò che causa la guerra, fare guerra al peccato, fare guerra a tutte quelle manovre dell'uomo vecchio in campo individuale o in campo politico, in campo sociale. Dobbiamo arginare la degradazione dell'uomo. Ecco perché lo Spirito Santo ci ha posto nella Chiesa. Dobbiamo rivivere lo spirito di profezia, cioè la capacità di denunziare il male con la nostra vita e di annunziare il bene con la nostra vita, cioè mostrare ancora una volta che Dio ci ha chiamati ad essere luce del mondo e sale della terra. Ora, se noi chiamati di Dio diventiamo come sale insipidi, perdiamo la salinità
non impressioniamo nessuno, non condiamo nessuno, passiamo così senza far nulla, senza incidere, senza dare un sapore alla vita degli altri. E allora che sale noi siamo? Un sale che si butta perché non serve a nulla. Il sale, quando perde la sua serenità, si butta, non serve a niente di niente. E siamo anche la luce del mondo. Se questa luce viene opacizzata, se viene nascosta, cioè se non compie la sua azione illuminatrice, a che serve la luce? Ecco perché c'è il richiamo del Signore ad essere quello che dobbiamo essere, ad essere luce, sale, fermento, lievito, a mostrare che Cristo è veramente risorto e ad avere una forza combattiva come guerrieri contro il male per il trionfo del bene. Preghiamo il Signore questa sera e invochiamo l'aiuto di Maria nostra madre, colei che come un esercito schierato in battaglia, quando si compiono le battaglie qui sulla terra, c'è anche una battaglia invisibile, una battaglia tra le forze spirituali, e in questa battaglia tra le forze spirituali c'è una conduttrice, condottiera, che è Maria, nostra madre. Stringiamoci attorno a Maria e facciamo vedere tutti i valori di vita cristiana che essa vive e che essa inculca a noi, suoi figli e suoi guerrieri. Lode e gloria a te, Signore. Canto numero 297. Signore, e ritorno.
vincere insieme a noi, su vittoria del Signore. Il Signore è vicino, e questo è il messaggio che ci viene da diverse parti, il Signore è vicino, che significa che il Signore è vicino e ci chiama, è vicino negli eventi esterni, e attraverso gli eventi esterni ci significa che Egli vuole sollecitarci a compiere il nostro cammino. Il Signore è vicino e ci chiede conto della nostra vita. Il Signore è vicino e ci domanda di pregare di più, di vivere più intensamente la nostra vita. Il Signore è vicino e ci chiede di essere più missionari. Il Signore è vicino e ci chiede di mostrare che noi siamo Suoi, cioè non dobbiamo più addormentarci, così che il Signore tardi a venire, il Signore sia lontano, non c'è posto per la quiescenza, ma ci deve essere posto per l'attività. Signore, ti chiediamo allora questa sera di renderci attivi, sensibili a te. Vogliamo invocare fin dall'inizio il tuo Santo Spirito perché illumina la nostra mente, muova la nostra volontà, perché il tuo Santo Spirito viva in mezzo a noi, si manifesta in mezzo a noi, e perché nella forza del tuo Santo Spirito noi avvertiamo la tua presenza, recepiamo la tua azione e ci muoviamo interiormente per diventare più santi ed esteriormente per lavorare perché il regno di Dio si diffonda sulla terra. O Spirito di Dio, scendi con potenza su di noi, scendi su queste tribù di Israele. O Padre del Cielo, manda il tuo Spirito su di noi. O Gesù risorto, rifulgi con la tua luce sui nostri volti. Vieni, o Spirito di Dio. Spirito del mio vivente, cresci in noi l'amore, perché gioia porta nella tua presenza, Spirito del mio vivente, cresci in noi l'amore.
morto, ma egli posando su di me la destra mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Signore, tu sei il vivente in mezzo a noi. Tu sei colui che vive. Tu mandasti le donne, mandasti Maria Maddalena ad annunziare ai tuoi fratelli: dite ai miei fratelli che io sono vivo e li precedi in Galilea. Signore, tu mandi questo messaggio questa sera a noi e ci dici: io sono vivo, io sono il vivente in mezzo a voi, io non sono del passato, io sono del presente, tutto è nelle mie mani, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Non lasciatevi turbare dagli eventi, tutto è nelle mie mani, io sono l'unico vivente, io sono il padrone della storia. Signore, fa che noi ribadiamo questa nostra fede in te e ci lasciamo guidare da te. Lodi e gloria a te, Signore. Ora sei morto per ognuno. Fino alla venuta del Signore, guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Sì, Signore, grazie, Signore. La tua venuta è vicina, anche se a volte anche dolorosa. Signore, noi ti invochiamo, ascoltaci, aiutaci e sostienici. Sostieni i nostri fratelli che sono i martiri della pace. O tu, Signore, Re della pace. E poi vogliamo farti una preghiera diversa e speciale stasera. Signore Gesù, tu ci hai dato una madre. Sotto i piedi di questa madre hai posto il serpente demoniaco. Signore Gesù, noi abbiamo bisogno della presenza tutta particolare, esclusiva, universale di Maria, tua madre. Signore Gesù, noi ti chiediamo che sia essa a pregare, che sia essa ad operare, che sia essa a portare la pace, che sia essa a portare la tua presenza, che sia essa a condurre noi a te, Signore. E perciò, Signore, io voglio pregare con i miei fratelli il Padre perché riguardi le preghiere di questa sua figlia Maria. Voglio pregare Gesù, Figlio, perché riguardi le preghiere di sua madre. Voglio pregare lo Spirito Santo perché riguardi le preghiere della sua sposa. A Maria nulla si nega. Signore, abbiamo bisogno di avere la tua pace, di essere la tua pace. Vieni in noi, in Maria, con Maria e per Maria, tu Gesù, Re della pace. Ti lodiamo, Signore, ti lodiamo e vogliamo veramente gridare a te che sei risorto. E per questo, fratelli, io vi invito, mettiamoci in loro iniquità, non vi ricorderò più dei loro peccati. O Signore, tu ci ricordi in questo tempo di Pasqua il perdono dei peccati, comparendo agli apostoli il giorno della tua resurrezione, dicesti: la pace sia con voi, e soffiando il tuo spirito dicesti: rimettete i peccati, quello che è rimesso in terra sarà rimesso in cielo. Signore, tu perdoni i nostri peccati, le nostre iniquità. La tua resurrezione
ha distrutto il peccato e l'iniquità del mondo. Fa che noi viviamo nella tua risurrezione, viviamo cioè una vita nuova, una vita senza peccato. Per questo tu ci dici in Tito di abbandonare il peccato, di vivere una vita santa, a rinnegare cioè le impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. O Signore, tutto si riduce a questo, a vivere nella santità della vita, perché tu sei il Santo, a vivere la vita nuova, perché tu sei risorto a vita nuova, a vivere nel tuo spirito, perché tu risorgendo hai soffiato il tuo spirito su di noi. Lode e gloria a te, Signore. Ci invita a guardare lassù, dove egli siede alla destra del Padre, e a vivere come uomini nuovi, a non vivere guardando qua giù, come uomini che ancora guardano alla terra. Signore, ci invita a guardare lassù dove Cristo risorto assiste alla destra del Padre. D'ora in poi i nostri occhi debbono essere rivolti in alto, non più rivolti in basso. Guardare lassù dove Cristo è assiso alla destra del Padre. Vivere la vita nuova, la vita di lassù, non più la vita della terra. Questo significa vivere da risorti. Lode e gloria a te, Signore. Ecco, Signore Gesù, io voglio fare una considerazione. Proviamo la tua parola e ti chiediamo che ogni parola tua ci sia l'ascolto. E l'ascolto comporta il silenzio, perché questa tua parola possa essere recepita e possa suscitare una risposta personale. Signore, ti chiediamo che la preghiera sia concatenata, che ogni fratello si allacci alla parola profetica del fratello, alla preghiera profetica del fratello, in modo che ci sia un'unica preghiera e che ogni preghiera abbia il suo spazio. Signore, ti chiediamo di dare spazio alla preghiera, dare spazio alla tua parola, perché questa parola gestisca in noi e porti i suoi frutti. Non nelle molte parole della vera preghiera, ma in poche parole e nel silenzio. Signore, ti chiediamo di saper pregare, ti chiediamo l'ascolto devoto della tua parola, se abbiamo fede che la parola è parola tua, e di pregare sulla tua parola, accogliendola come parola tua, non come parola di uomini. Signore, insegnaci questa sera a pregare, insegnaci a parlare, ma insegnaci anche a tacere. Lode e gloria a te, Signore. Casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto.
un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Questa allora sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Ecco, il Signore ci propone dei testi. Il Signore vuole che noi ricepiamo la sua parola e diamo risonanza dentro di noi alla sua parola con preghiere attinenti al testo che ci è stato dato. Altrimenti la parola cade, la parola del Signore, e viene surrogata da altre preghiere che noi facciamo, che per bene per quanto siano non sono una risposta alla parola del Signore. Il Signore in altri termini vuole che noi prestiamo ascolto alla parola data, ai testi indicati, perché è attraverso queste indicazioni che il Signore vuole stabilire un contatto, un colloquio con noi. Cerchiamo di non dirottare così con belle preghiere la nostra attenzione su altre piste. Cerchiamo così di invocare lo Spirito del Signore perché ci faccia comprendere quello che Egli vuole dirci, perché ogni volta che noi ci riuniamo il Signore parla a noi, perché la preghiera è il colloquio con Dio, parla Lui e parliamo noi. Signore, dacci l'ascolto devoto, sincero, l'ascolto di fede della Tua parola, e fa che noi rispondiamo alla Tua parola. Lode e gloria a Te, Signore. Adesso rispondiamo col canto in lingue a questa invita ad esultare nel Signore, a colui che è venuto a portarci la pace, ad incontrarci con Lui, come Maria che lo incontrò per via. Che hai visto, Maria? Hai visto la vita? La morte e la vita si combatterono, il trionfo della vita. Ho visto il Cristo vivente, il Cristo risorgente dei morti. Lasciate il sudario e le vesti, lasciate il sepolcro, gli angeli vi dicono Cristo è risorto, egli vi precede in Galilea. Lasciate le vesti, lasciate il sudario, uscite dai vostri sepolcri, Cristo è vivo, è risorto dai morti. Thank you.
finale, vogliamo termine la nostra preghiera e un invito a guardare Gesù risorto, splendente di luce, e a seguirlo. È un invito ad esultare in bianche vesti, è un invito a risorgere dai morti, è un invito a vestirci di luce con le vesti gloriose di Cristo, è un invito alla resurrezione. Alleluia.